Bene amici, oggi parlo di Dyson Airwrap. Guardate i miei capelli, direi che non sono la persona ideale per parlarvene, anche se l'ho usato per asciugarli anche io. Ho qua i capelli di Chiara, ti userò come cavia. Io però racconterò della parte tecnologica perché c'è tanta tecnologia. Prima di tutto la fattura è veramente fatto molto molto bene. Una cosa che mi è piaciuta, una piccolezza, ma sono poi dettagli a volte a fare la differenza. Questo che è il filtro è diviso in due, la parte grossa per evitare che magari entrino capelli, la parte più fine che si può pulire con questa spazzolina qua. Basta inserirla qua dentro, fare così, si pulisce, tirarla fuori e voilà, grazie a un magnete questo filtro rimane in posizione. Fatto veramente bene, ma anche i pulsanti, la fattura. Sì, anche proprio l'impugnatura. Tra l'altro mi dicevi che quando questo filtro si sporca si accende sì, un LED. C'è un LED che si illumina e ti avvisa che va pulito il filtro. Ma Chiara ha fatto anche l'unboxing di questo Dyson. Chiedo aiuto alla regia. Anzi da prestazione. Sì, tanto. Dai! Allora, all'interno trovate il corpo centrale con il motore e i vari comandi. E gli accessori si possono attaccare a seconda dell'uso che se ne vuole fare. Primo è per asciugarsi i capelli. Quello lo posso usare anch'io. Sì. Poi ci sono i coni. Diciamo che queste sono le due spazzole classiche. E questa invece è la spazzola che serve sopra... Un po' diversa, va bene. Cosa serve? Ce lo spiegherai dopo. Va bene. All'interno della Gift Edition trovate anche... Quindi la perfetta da regalare da parte di noi maschietti a voi femminucce. Chiara, confessa, ma che testa mi hai fatto per questo Airwrap? Enorme. Ecco. Si trova anche questo che è il contenitore da viaggio. Queste sono separate e all'interno in una c'è il pettine. Un rostrello, io la chiamo. A denti larghi che serve quando hai i capelli mossi o te li sei fatti mossi, altrimenti la piega non rimane. E l'altro invece contiene una spazzola. Adesso metto il sondaggio se ti promuovono o meno e io, ragazzi... Ma quanto devo imparare da mia moglie su queste cose? No, così non va bene, troppi voti per Chiara. Ti interrompo per una cosa. Allora, ho deciso di fare un capello mosso. L'Airwrap va utilizzato con i capelli umidi, non completamente asciutti. Quindi inizio utilizzando il prestyler per asciugare il grosso dei capelli. Prestyler, che tra l'altro è l'accessorio che ho usato anch'io per asciugarmi i capelli, ho notato due cose. Primo, portata dell'aria, qua dentro c'è il motore Dyson V9, gira a 110.000 giri e veramente il flusso è molto molto importante, ma soprattutto il controllo della temperatura. Si può settare su freddo, medio o alto, ma anche l'alto non è mai quel calore che ti brucia la cute. Cioè mi è successo con altri phone che, mamma mia, devo stare lontano perché sennò mi ustionavo. E la costanza della temperatura, c'è un sensore all'interno dentro un'ampolla di vetro, quindi viene lambito dal flusso dell'aria calda ma non viene colpito direttamente. Questo con un controllo di 40 volte al secondo la temperatura fa sì che il getto proprio sia costante. Sì, è tutto una pippa. Molto bello, ma io adesso voglio usare un altro accessorio per andare avanti con la mia piega. E sai che grazie alla potenza del motore ci sarà e userai e sfrutterai l'effetto aerodinamico Coanda? No dai, non ti interrompo più, vai, usa, scusa. Ora utilizzo il secondo accessorio, ovvero la spazzola lisciante adatta per i capelli anche sottili e fini come i miei e anche un po' debolucci, e procedo con l'utilizzo. Ho finito di utilizzare la spazzola lisciante, adesso per la mia piega passo all'utilizzo dei coni. Come vedrai Andrea, ci sono due tipi di coni con due diametri diversi. Quello più piccolo da 30 è dedicato per chi come me ha i capelli molto sottili o delicati, mentre quello da 40 invece lo possono utilizzare quelle donne tanto fortunate che hanno dei capelli molto corposi e molto più sani di quanto li abbia io. Potete vedere una cosa, sui coni ci sono delle freccette. Se voi vi guardate allo specchio tenendo in mano i coni, vedete che una freccetta va a sinistra e una freccetta va a destra. Perché? Perché ogni cono a disposizione serve per la piega di una parte del viso e dei capelli. Quindi questo qua verrà utilizzato per questa parte e questo per questa. Grazie Chiara, questa era la spiegazione 1.0 che forse era anche la migliore. Io vi racconto invece cos'è l'effetto Coanda e cosa c'è dietro. Praticamente la vedete questa spazzola, ma anche il cono, l'aria spinta dal V9 entra qua dentro
esce in maniera costante e radente proprio la spazzola, tant'è che questa spazzola ha la possibilità di muoversi, vedete, fa questo gioco qua in base se spazzolano i capelli da una parte o dall'altra, proprio per indirizzare l'aria che esce radente alla spazzola. Questo genera, grazie anche alla forma, per esempio anche del cono, questo effetto aerodinamico che fa sì che l'aria attorno a quest'aria radente che viene espulsa dal cono venga attirata a sé. Con l'aria vengono attirati anche i capelli, per quello che i capelli senza l'ausilio di null'altro vengono proprio attorcigliati attorno al cono e vengono lisciati dalla spazzola, perché proprio vengono proprio quasi risucchiati. Oh, che bello! Adesso fammi vedere come funziona l'effetto coanda. Ecco qua, vedete, i capelli, cioè, si attaccano direttamente al cono. È come se venissero risucchiati. E tu, tra l'altro, non stai girando... No, sono ferma. ...il corpo macchina. Sta uscendo l'aria calda e per fissare la piega, col tasto di accensione, lo spingo in alto e c'è l'uscita dell'aria fredda che... definisce e fissa il boccolo che è uscito. Chiara, saranno gli occhi dell'amore, ma secondo me sono venuti bene. Tra l'altro, scusami, ma sono venuti come quando torni dal parrucchiere e hai speso un sacco di soldi. Devo dire che hai ragione, nel senso che in questi 10 giorni in cui io ho avuto modo di provarlo, sia che facessi la piega liscia che mossa, ho avuto la stessa identica resa che ho quando vado dal parrucchiere, sia proprio a livello di resa di boccolo, di lisciatura, che proprio a livello di resa di tempistica della piega, cioè la piega mi è durata come quella che mi dura dal parrucchiere, né più né meno, uguale. Tra l'altro, piccolo aneddoto, ma dovevo pensarci prima, Dyson doveva mandarmelo prima in prova, perché lei sono mesi che mi chiede di provarlo, ma è tutto bello? Sì, è il mio nuovo migliore amico, bello. Anzi, vai via, Dyson, riprendetevi lui, non lui. Non trovi che forse il difetto sia il prezzo? Costa un po' troppo? Allora, è un prezzo importante, questo non lo nego, però ci sono donne, non so se avete mogli, fidanzate o la quota rosa di andreagaleazzi.com. È sempre troppo piccola. Sono persone, donne che vanno spesso dal parrucchiere per fare la piega. Io ho amiche che oggettivamente vanno spesso dal parrucchiere, almeno una volta a settimana per farsi la piega. Se hai in casa la AirWrap di Dyson, non hai bisogno di andare al parrucchiere a farti la piega e quindi tutte le volte che vai a fare la piega dal parrucchiere la risparmi e puoi investire nel Dyson. Ma allora mi mangio ancora più le mani per non avertelo preso prima, perché cioè, effettivamente non avevo mai colto questa chiave, perché sai, noi maschietti al parrucchiere ci spendiamo veramente pochissimo, ma perché i parrucchieri da donne costano poi tutto? Tutto questo quantitativo di denaro. Vabbè, dentro in confezione, tu hai fatto l'unboxing, questa è la speciale di Natale, ci sono un sacco di accessori, 3 spazzole, 4 coni, quello per pulire il filtro, ma soprattutto, oltre alla pochette da viaggio, ho scoperto grazie a te cosa serve questo, il tappetino per quando ci sono gli accessori caldi. Vedete, anche il Galeazzi deve ancora imparare un sacco di cose. Se andate negli store Dyson c'è anche la confezione, diciamo quella standard, quella color fucsia, che si può comporre. Sì. Quindi di base c'è questo accessorio compreso e poi potete scegliere tra tutti gli altri accessori, metterne 5 in confezione in base ai capelli, in base a quello che volete fare. Alle vostre esigenze, e al tipo comporvela. Di capello, assolutamente. Io di solito dico un saluto da andreagaleazzi.com. Chiara è diventato. No, però questa sono contenta, è la prima cosa tecnologica che sono contenta che l'Andrea deve testare, altro che scope. E voi fateci pensare cosa ne pensate nei commenti. Ciao!